dei ricordi che mi è rimasto impresso nella mente di tutte le cose che ho imparato nella mia infanzia è il giorno in cui ho imparato a contare fino a 10. Ricordo con molta chiarezza le mie dita che si alzavano consecutivamente, aiutandomi a scandire i numeri. E infine 10. Che soddisfazione! Un qualcosa di così semplice che ancora adesso mi lascia particolarmente felice. Potete allora immaginare il mio stupore quando, durante gli studi, analizzando il pensiero filosofico aristotelico, ho scoperto che questo modo di enumerare ha avuto un forte impatto sul sistema con cui facciamo i conti ogni giorno. Il sistema decimale, fa notare il famosissimo filosofo greco, ha probabilmente origine proprio dal numero di dita che caratterizzano le nostre mani, 10. Diventa allora curioso immaginare nella vastità dell'universo un pianeta ipotetico in cui vive una specie aliena senziente a cui il destino ha però concesso solamente 8 dita in totale. Questi, con ogni probabilità, avranno basato tutta la loro matematica su un sistema di numerazione ottale, ovvero un sistema in cui il riporto, nato dalla somma di due numeri, avviene quando si raggiunge la cifra 8 e non la cifra 10 come siamo abituati. Il sistema decimale non è nient'altro quindi che uno dei tanti modi possibili per rappresentare concettualmente le operazioni matematiche. Quello di cui parleremo oggi è il sistema binario, ovvero il metodo utilizzato per rappresentare l'informazione all'interno delle componenti elettroniche. In questo sistema il riporto si ottiene già dal numero 2, dato che le uniche cifre utilizzabili sono 0 e 1. Credo che sia più che lecito chiedersi: perché non utilizzare anche all'interno dei computer un sistema di numerazione decimale? E ha davvero senso utilizzare un modello diverso che rischia solo di confondere le idee? Per quanto condivida le perplessità di alcuni, la risposta è presto pronta. Nell'elettronica sarebbe stato necessario rappresentare tutte le cifre che vanno da 0 a 9 con differenti gradi di tensione elettrica. A livello tecnico avrebbe comportato non poche complicazioni. Per rappresentare le uniche due cifre del sistema binario basta invece esclusivamente il concetto di acceso o spento. Quando ho tensione posso banalmente ipotizzare che ci sia un 1, quando invece questa tensione è assente allora ho uno 0. Ma come si fa a tenere i conti nel sistema binario? Questa apparente perdita di informazioni, data da un numero minore di cifre utilizzabili, in realtà non comporta nessuna differenza nella quantità dei numeri rappresentabili. Naturalmente i numeri saranno composti esclusivamente da 0 e 1. Ma questo non modifica minimamente tutte le proprietà matematiche che intrinsecamente i numeri possiedono. Cambia la cifra da cui nasce il riporto, ma i conti funzionano esattamente allo stesso modo. Nel sistema decimale abbiamo ad esempio 9 più 1 uguale 10, in quello binario sarà 1 più 1 uguale 10. Il risultato però, in questo caso, rappresenta il numero 2. Ecco di seguito il modo in cui continua la progressione binaria e la sua corrispondenza nel sistema decimale. Al fine di riuscire ad interpretare questi livelli di tensione, è necessario avere delle zone nel circuito elettrico di cui sia possibile leggere il valore. Questo spazio fisico viene chiamato bit ed è il mattone portante di tutta la codifica dell'informazione nel mondo informatico. Per rappresentare un numero si utilizza un insieme di bit, precisamente 8, che costituiscono il byte. Le informazioni vengono salvate proprio all'interno dei byte. La loro applicazione può anche essere diversa dal numero matematico rappresentato. Possiamo ad esempio utilizzare i byte per rappresentare i colori necessari per i pixel delle nostre foto. Facciamo un esempio pratico. Uno dei metodi per rappresentare i colori è il sistema RGB, Red, Green, Blue, ovvero usare una tripletta di numeri rappresentanti rispettivamente la quantità di rosso, verde e blu presenti nel colore che vogliamo ottenere. Se volessimo ottenere il rosso, basterebbe avere la tripletta 255,00. Il numero 255 non è casuale, è infatti il numero massimo rappresentabile tramite un byte. Questo colore significa banalmente tutto il rosso possibile, niente verde e niente blu. Analogamente, se volessimo ottenere il giallo, potremmo rappresentarlo come tutto il rosso possibile, tutto il verde possibile e niente blu. Infatti, mischiando il rosso ed il verde, nel sistema RGB si ottiene il giallo e così via. I byte possono essere utilizzati anche per rappresentare le lettere, fondamentali per codificare tutte le nostre lingue. In questo caso l'associazione è molto più semplice. Un byte può contenere 2 all'ottava numeri diversi, esattamente 256. Ad ogni numero viene associata una lettera, ma dato che le lettere dell'alfabeto italiano sono solamente 52, tra maiuscole e minuscole, possiamo utilizzare gli altri simboli rimanenti per i segni di interpunzione, virgola, punto, punto interrogativo e così via, e anche per le varie vocali accentate A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U.
In questo modo abbiamo una corrispondenza diretta tra byte e lettere. Ad esempio, questo byte è la lettera A, quest'altro è la lettera B e così via. Questo tipo di codifica è chiamata ASCII. Questi sono solamente due dei tanti tipi di codifica esistenti nel mondo informatico, ma penso ormai ti sia chiaro quante numerose siano le applicazioni possibili con solamente 0 e 1. Tutto passa attraverso queste due cifre e la loro corrispondente versione fisica nella tensione elettrica. Questo video è stato ispirato dall'articolo che ci ha mandato Davide di techdiscovery.it. Se vuoi avere approfondimenti, visita il suo sito, ci troverai tanti contenuti interessanti ed un canale Telegram per rimanere sempre aggiornato. Se il video ti è piaciuto, condividilo con gli amici e metti un like. Ciao e alla prossima!